percorso di cittadinanza attiva tra la prima e la seconda edizione di Speco è stato denso di contenuti. Nella seconda edizione di Speco stiamo provando a vedere quanto ci siamo portati a casa gli impegni che lo scorso anno ci eravamo presi per alimentazione, scuola e ambiente. Diverso dal suonare in generale nei locali, si sente che proprio il clima di cittadinanza unita è molto palpabile anche nelle relazioni che abbiamo trovato qua. Mettiamo un capolo, spreco. Di spreco ambientale, energetico, culturale anche. E secondo me l'unico metodo per risolvere tutti questi problemi, per incominciare a risolverli, è soprattutto lavorare sullo spreco del talento. E chi meglio dei giovani rappresenta il talento del nostro paese e la speranza di un futuro migliore? Quando parliamo di spreco, dobbiamo anche pensare allo spreco in termini di risorse che abbiamo e che non valorizziamo. Ho fatto questo progetto English Kitchen nelle scuole di Roma, insegniamo inglese tramite la bicicletta. Questa era una delle prime lezioni dove spieghiamo le parti delle biciclette in inglese. Naturale, fatta solamente con gli ingredienti che vedete qua davanti, che sono tutti ingredienti che noi prendiamo o direttamente dai produttori oppure li prendiamo tramite i gruppi di acquisto solidali. Mi studio su un bel libro degli oli essenziali, le proprietà degli oli essenziali, li abbino in maniera giusta, se sono stressata mi metto la lavanda, se c'ho caldo metto gli agrumi e poi in vasetto e c'ho una crema fantastica da regalare o da mettermi io. Partire da una camera d'aria. Stiamo facendo un astuccio per le penne. Stiamo creando dei fiori di zafferano. Sta costruendo un bastone della pioggia e con materiale riutilizzato e che è diciamo, il laboratorio che fanno i più grandi. Il suono è dato dal materiale che colpisce il chiodo e più sono disordinati i chiodi più suona bene il bastone. E i più piccolini invece, i più giovani costruiscono le maracas. Utilizziamo degli oggetti artigianali, delle creazioni arrivate con dei frutti antichi principalmente. I bimbi possono realizzare dei portachiavi utilizzando delle noci, delle mandorle, dei fagioli dell'utina, questi siciliani. Possono realizzare dei fischietti con di cocche, questi vengono forati. Quindi abbiamo anche una selezione di giochi antichi, oltre i frutti antichi, per relazionare un po' tutti insieme. Viene fatto un buco, vengono tutti lavorati, si soffia all'interno e vengono fuori i fischietti con la mano. Questi sono dei sciacquini di noci fatti con dello spago. Riutilizziamo le noci. Questo è un portatorte, cioè il portacrostate. Si mette la crostata qui dentro e poi si porta dagli amici. Ci sono i puntastilli.
l'agricoltura era diventata per la comunità uno spreco o qualcosa che poteva pure non esserci. E nello stesso tempo poteniamo 2-3 miliardi di persone che muoiono di fame. Molto impegno ci vuole per questo, quindi ben vengono queste belle manifestazioni che sensibilizzano in questo senso. All'interno poi del mondo agricolo stiamo cercando di svolgerlo con le masserie didattiche. È un'azienda che trasferisce i suoi saperi, i suoi sapori, la sua cultura. All'inizio è una nicchia, ma che va in qualche modo incentivata, quindi con un'azione di marketing. Una volta che abbiamo coordinato tutti i servizi, abbiamo creato il pacchetto, noi lo offriamo al mercato. Questo è il nostro compito, la nostra missione è questa qua. È l'amore per il mondo rurale che ci unisce. L'amore per il mondo rurale non è un prodotto, non è una cosa che ci siamo inventati adesso, ma fa parte della nostra vita e della nostra storia. Noi stiamo sprecando un mondo, anzi lo stiamo annullando e distruggendo. Perché come era diventato uno spreco l'agricoltura per alcuni, anche i luoghi erano diventati dei luoghi ormai indefiniti. Noi lo scorso anno infatti parlavamo dell'importanza di riutilizzare i beni pubblici, i beni immobili dello Stato inutilizzati, che sono una straordinaria ricchezza in questo Paese. Abbiamo fatto in modo che quello che è un obiettivo diventasse un risultato concreto, avendo la possibilità di modificare la norma che in questo momento dà l'opportunità ai cittadini e alle associazioni civiche di chiedere ai comuni l'assegnazione di beni immobili dello Stato o delle amministrazioni locali inutilizzate per finalità di carattere sociale. Pensavo di fare delle cose un po' primaverili estive, dei pomodorini con la ricotta per esempio, alla Giorgione come si dice. Cappavolo allo spreco! Mi sono fatto malissimo! Ragazzi, quello che c'è, voglio dire, in cucina c'è la tassa fa tutto. Quindi così cuoce anche la cipolla un pochino. Anche tutto questo corpo qua non è proprio il massimo. Quello che c'entra c'entra, il resto lo buttiamo là. Scrupolosamente parmigiano. La grande sfida è stata riorganizzare una mole di 30.000 documenti che è il nostro archivio di questi ultimi anni e soprattutto il fatto che Cittadinanza Attiva si occupa un po' di tutto. Spaziamo dalla giustizia, la salute, passando per la scuola, la sicurezza del territorio e anche il sito rispecchia un po' questa ambizione, cioè quella di far capire a tutti il più possibile la complessità delle cose che facciamo in maniera semplice e questo ci ha dato un'enorme crescita nel settore digitale come Twitter, Facebook. E abbiamo provato ad essere catalizzatori di energie nuove, abbiamo messo insieme altre due grandi organizzazioni come Slow Food e ActionAid e abbiamo lanciato la campagna Italia Sveglia, che ha l'obiettivo di sensibilizzare e soprattutto cambiare la cultura del nostro paese della ristorazione pubblica, in particolare nelle mense scolastiche. Ci sono delle commissioni mensa di cui fanno parte i genitori, che dovrebbero essere il luogo per eccellenza della partecipazione nelle scuole, che però bisogna far funzionare, quindi bisogna che i comuni per esempio li attivino sempre e dovunque e che i genitori imparino ad esercitare un ruolo attivo all'interno di queste commissioni. Sono tanti bambini, tante persone che si stanno muovendo e noi in Europa stiamo sprecando tanto materiale. Noi
allo spreco. I prodotti messi in primo piano sono quelli che stanno per scadere, ma poi non sappiamo più niente dei prodotti. Il cibo sprecato in Europa potrebbe nutrire 200 milioni di persone. Un italiano continua a buttar via 454 euro l'anno di spreco alimentare. Ballerina siamo pieni di erbe d'indole per fortuna. La canapicoltura che rilavora tutto ciò che è prodotto dalla pianta della canapa, quindi i semi, l'olio, la farina, la cosmesi, i prodotti alimentari pronti. Abbiamo organizzato un'edizione straordinaria di Spoleto Cammina. Si tratta di una iniziativa che è sorta da pochi mesi in questa città per iniziativa di Cittadinanza Attiva e con il sostegno del Comune e della ASL e di molte altre associazioni, e ha avuto in pochi mesi degli esiti fantastici. Abbiamo parlato di aderenza terapeutica e ne stiamo parlando in queste ore. Affrontare il tema dell'aderenza alle terapie, che oggi affronteremo, vuol dire mettere in campo una strategia per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Si stima che i morti correlati alla mancata aderenza alle terapie sono circa 200.000 persone in Europa. Tante medicine e il cervello sempre più adempiato. Avevano promesso la Repubblica, invece hanno tagliato un'Ecco, ci hanno riempito la capa di chiacchiere. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, io non innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, dream of future. I vostri sogni non devono andare sprecati, quindi vi auguro con tutto il cuore di lavorare i vostri sogni, anima e corpo, che è quello che facciamo noi, e lo auguro anche a voi. Grazie.